Per fare un albero ci vuole il seme. E per fare il seme che ci vuole? Per fare il seme ci vuole il frutto. Il problema è che ci dobbiamo arrivare al frutto, perché se non si fa niente. Quindi come ci arriviamo al frutto? Ma fare tutte queste piante? Forse sembra inutile farsi queste domande, ma in realtà queste piante ci spiegano la vita. Anzi, questo è uno dei modi di comunicare di Dio, che parla sempre in parabole nei Vangeli. Perché parla in parabole? Per essere più misterioso? No, niente affatto. Al contrario, ci parla in parabole perché con gli esempi possiamo capire meglio. E infatti in un paio di parabole la nostra vita è spiegata così. Come un uomo che getta un seme. Ora, a buttare il seme su un terreno ci vuole un attimo. E questo dipende da lui, che per quanto è frettoloso gli porta pure soddisfazione. Ma il resto della crescita non dipende da lui, perché la pianta uscirà spontaneamente da sola e dipende da quando la fa crescere Dio. Il problema è il tempo di Dio per far crescere la pianta, che è lentissimo, una cosa che noi frettolosi non sopportiamo, perché vorremmo vedere subito i frutti uscire. Infatti qual è la tentazione più frequente? È quella di far crescere subito tutto, così arriva il frutto. Ma se un germoglio appena uscito dal terreno tu lo prendi e lo tiri, anziché accelerare la crescita sradichi tutto e non ti godi né la crescita e né il frutto. Bisognerebbe aspettare che la pianta attraversi le sue fasi spontaneamente, non artificialmente. E se questa cosa la paragoniamo con la nostra vita, ci rendiamo subito conto che i nostri progetti spesso e volentieri, anziché farli crescere col tempo loro, tendiamo subito a tirare anziché aspettare. Come quando a un figlio vorresti fargli fare subito un sacco di cose, quando invece non è il momento, perché quel ragazzo deve attraversare le sue tappe di crescita. Tu anziché farlo crescere gliele bruci, così come in parrocchia, dove passano un sacco di ragazzi anche per la cresima e dopodiché non si fanno più vedere. Ma il problema non è se si fanno più vedere oppure no, il problema è se gli abbiamo buttato un seme, perché quel seme prima o poi, col tempo suo, presto o tardi, tira fuori una pianta, come non lo sappiamo neanche noi. Ma intanto la pianta è uscita. E tra l'altro non è neanche importante se il seme che hai buttato è piccolo o grande. Anzi, più è piccolo, come un granello di senape, e più ti tira fuori rami enormi. E questo dipende sempre da Dio, dalla sua potenza, dalla sua capacità di generare, di tirare fuori da una cosa piccola qualcosa di straordinariamente grande. In altre parole, a seminare ci vuole pochissimo. E a te viene chiesto proprio questo, di buttare il seme. Poi devi solo aspettare, perché quella pianta non darà frutto a tuo tempo, darà frutto a suo tempo.